Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video analisi. Oggi parleremo di Cardano. In questo video non mi soffermerò sul lato tecnico, se però vorrete un video più tecnico scrivetemelo nei commenti ed io provvederò a farlo. Prima di iniziare, l'unica cosa che vi chiedo è se avete piacere a guardare altri video come questo, allora vi invito ad iscrivervi al canale e di lasciare un commento. Grazie a tutti coloro che lo faranno. Allora, partiamo dalla storia di Cardano. La piattaforma ha iniziato lo sviluppo nel 2015 ed è stata lanciata nel 2017 da Charles Hoskinson, un matematico e cofondatore di Ethereum. Hoskinson afferma di aver lasciato Ethereum dopo aver avuto una disputa sul mantenimento dell'organizzazione no profit di Ethereum. Hoskinson, dopo aver lasciato Ethereum, ha cofondato Yosh, una società di ingegneria blockchain la cui attività principale è lo sviluppo di Cardano, insieme alla fondazione Cardano e Demurgo. Quindi sono tre società che lavorano sinergicamente per lo sviluppo di Cardano. La piattaforma prende il nome da Gerolamo Cardano, un polimatematico italiano dei più influenti del Rinascimento, mentre la criptovaluta ADA, quindi la coin nativa della blockchain di Cardano, prende il nome dalla contessa Ada Lovelace, matematica e scrittrice inglese nota per essere considerata uno dei primi programmatori di computer. Cardano afferma di superare i limiti esistenti nel mercato delle criptovalute, principalmente che Bitcoin è troppo lento e inflessibile e che Ethereum non è sicuro e non è scalabile. Cardano è considerata dai suoi sviluppatori una criptovaluta di terza generazione, famosa per essere il primo progetto blockchain ad essere sviluppato seguendo una filosofia scientifica da un team di accademici e ingegneri leader. Ma quindi cos'è Cardano? Cardano, come abbiamo detto, è una blockchain di terza generazione ed è il primo protocollo blockchain decentralizzato peer review che utilizza un approccio scientifico. Per peer review, o in italiano revisione paritaria, si intende nel mondo della ricerca e dell'università la revisione critica che un lavoro o una pubblicazione riceve spesso da un ente centrale o da specialisti di quel settore. Più semplicemente, tutti i cambiamenti e le nuove funzionalità devono essere sviluppate, riviste e concordate dagli accademici prima di essere utilizzati. Questo processo costringe gli autori ad adeguarsi ai migliori livelli di qualità e performance. Seguendo questo modello, difatti, si avranno dei risultati ottimizzati, ma delle tempistiche più lunghe. Ecco perché Cardano tende ad avere delle tempistiche così lunghe. Diciamo, può vige il detto: chi va piano va sta ne va lontano. Quindi, piano ma fatto per bene. Secondo Hoskinson, abbiamo attraversato tre generazioni blockchain. La prima generazione è la generazione di Bitcoin e il trasferimento di denaro. Bitcoin, molto molto banalmente, è stato creato perché tutti quanti si stavano ponendo le stesse domande. È possibile creare una forma di denaro che possa essere trasferita tra due individui senza intermediario? È possibile creare un denaro decentralizzato che possa funzionare su qualcosa come la blockchain? Satoshi Nakamoto diede una risposta a queste domande creando Bitcoin. Tuttavia, però, c'è stato un problema con Bitcoin ed è un problema che accomuna tutte le blockchain di prima generazione. Consentivano solo transazioni monetarie, ma non c'era modo di aggiungere condizioni a tali transazioni. Ad esempio, Andrea può inviare 5 Bitcoin ad Alice, ma non può imporre delle condizioni ad Alice. Ad esempio, Alice può avere accesso a quei 5 bitcoin soltanto se svolge prima determinati lavori. Queste condizioni avrebbero bisogno di script molto complessi, perciò era necessario qualcosa che rendesse il processo più semplice. E quel qualcosa furono gli smart contract o contratti intelligenti. I contratti intelligenti aiutano a scambiare denaro, proprietà, azioni o qualsiasi cosa di valore in modo trasparente e senza conflitti, evitando i servizi di intermediazione, quindi evitando gli intermediari. Così nacquero le blockchain di seconda generazione con l'avvento di Ethereum. Le blockchain di seconda generazione hanno mostrato al mondo come la blockchain possa evolversi da un semplice meccanismo di pagamento a qualcosa di molto più significativo e potente. Tuttavia, però, anche questa generazione ha avuto diversi problemi.
avevano un problema di scalabilità e insieme a ciò anche una governance che non era così ben pensata. Ad esempio, secondo Hoskinson, la divisione, quindi il fork di Ethereum ad Ethereum Classic, è un classico esempio di cattiva governance. Hoskinson sapeva che la blockchain avrebbe dovuto evolversi ancora di più, così ha preso gli elementi positivi della prima e della seconda generazione, ha aggiunto alcuni elementi propri e quel che ne è venuto fuori è Cardano. Cardano punta a risolvere il famoso trilemma delle blockchain, riuscire quindi ad avere il massimo da ognuno di questi tre elementi: scalabilità, interoperabilità e sostenibilità. Partiamo dalla scalabilità. Quando le persone dicono scalabilità, pensano invariabilmente alle transazioni elaborate al secondo e alla velocità effettiva. Tuttavia, secondo Hoskinson, questa è soltanto una parte del problema. La scalabilità totale presenta a sua volta altri tre elementi: le transazioni al secondo e la velocità effettiva, la rete e il ridimensionamento dei dati. Soffermiamoci un attimo su questi tre elementi. Quindi vediamo il primo punto, la velocità effettiva. Bitcoin gestisce 7 transazioni al secondo, Ethereum ne gestisce 15-20 e ciò non è assolutamente accettabile per un sistema finanziario. Basti pensare che Visa gestisce oltre 24.000 transazioni al secondo. Cardano quindi ha pensato di risolvere questo problema con il loro meccanismo di consenso Ouroboros. È un algoritmo proof of stake sicuro, revisionato secondo la revisione paritaria e approvato durante l'evento Crypto 2017. Per comprendere appieno Ouroboros mi permetto di approfondire molto velocemente il funzionamento del protocollo Proof of Work e Proof of Stake. Il funzionamento del protocollo Proof of Work è abbastanza semplice e segue i seguenti passaggi. Innanzitutto, i minatori, o detti miners, risolvono complessi calcoli matematici per estrarre un blocco da aggiungere alla blockchain. Quando un minatore trova la soluzione al blocco, lo presenta alla rete per la verifica. Se la soluzione viene verificata correttamente, il blocco verrà aggiunto alla blockchain e il minatore riceverà una ricompensa in Bitcoin, ad esempio. Questo in sostanza è il funzionamento del protocollo Proof of Work utilizzato da Bitcoin ed Ethereum, che tuttavia presenta alcuni difetti fondamentali. In primo luogo consuma un'immensa quantità di energia che lo rende inefficiente e non sostenibile. Le persone o le organizzazioni che possono permettersi ASICs più potenti e veloci hanno una maggiore probabilità di estrazione, quindi non è un sistema imparziale. Di conseguenza, Bitcoin non è così decentralizzato come si vuole ben pensare. Basta guardare il grafico della distribuzione dell'hash rate: il 75% dell'hash rate totale è suddiviso tra sole 5 pool di mining. Teoricamente parlando, queste grandi pool potrebbero fare squadra e lanciare un attacco al 51% della rete. Però ovviamente perché mai i miners dovrebbero fare un attacco al 51% della rete di Bitcoin dopo aver fatto degli investimenti probabilmente multimilionari per acquistare le macchine? Quindi secondo me non avrebbe ugualmente senso, però sotto questo punto di vista Bitcoin non è proprio così decentralizzato. Il funzionamento del Proof of Stake rende virtuale l'intero processo dei miners con il Proof of Work e li sostituisce con i validatori. In breve funziona così. Per prima cosa i validatori dovranno bloccare alcune delle loro monete come puntata. Successivamente inizieranno a convalidare i blocchi, cioè quando scoprono un blocco che pensano possa essere aggiunto alla catena, lo convalideranno piazzando una scommessa. Se il blocco viene aggiunto, i validatori ottengono una ricompensa proporzionale alla loro scommessa. Ora che sappiamo bene o male come funzionano i due protocolli, cerchiamo di capire come funziona il protocollo di Cardano Ouroboros. Per chi si chiedesse, ma cosa significa Ouroboros? L'uroboro o Ouroboros è un simbolo molto antico che indica un drago, un serpente che si morde la coda, così formando un cerchio, quindi una figura senza un inizio e senza una fine. Possiamo dire un ciclo che si ripete all'infinito. Vediamo quindi di capire come funziona Ouroboros. Ouroboros innanzitutto divide il tempo in epoche, composte a loro volta da slot. Ogni epoca ha una durata di 20 secondi e funzionano in modo ciclico, quindi quando un'epoca finisce,
ne inizia subito dopo un'altra, mentre gli slot possiamo immaginarli come a dei turni di lavoro in una fabbrica. L'intervallo di tempo compreso tra un turno di lavoro e un altro, quindi tra uno slot e un altro, può essere modificato all'interno dell'algoritmo. Ogni epoca ha un leader di slot, il quale viene eletto in modo casuale per rendere il sistema il più imparziale possibile. Questi leader svolgono un ruolo simile ai miners nel protocollo Proof of Work, quindi sono i responsabili della creazione e convalidazione dei blocchi da aggiungere successivamente alla blockchain di Cardano. Svolgono quindi un ruolo fondamentale per l'ecosistema. Se un leader non dovesse riuscire a creare un blocco di transazione, perderà la sua opportunità e un altro leader prenderà il suo posto. L'obiettivo in ogni caso è riuscire a produrre almeno il 50% dei blocchi in una data epoca. Semplificando al massimo, abbiamo questi leader di slot che sono scelti casualmente, che sono paragonabili ai miners. Il loro ruolo è quello di creare e convalidare i blocchi. Per farlo hanno un turno di lavoro, quindi uno slot. Più slot formano un'epoca. L'importante è che per ogni epoca avente la durata di 20 secondi vengano creati perlomeno il 50% dei blocchi. Ouroboros con il suo sistema quindi consente il decentramento della rete Cardano e le consente di scalare in modo sostenibile, con un fabbisogno energetico minimo, senza andare a compromettere la sicurezza. In realtà questo protocollo è molto complesso e avrebbe bisogno di un video dedicato. Se vi interessa scrivetelo nei commenti ed io provvederò a farlo. Passiamo quindi al secondo punto, alla rete. Le transazioni comportano dati, pertanto con l'aumentare del numero di transazioni aumenta anche il fabbisogno di risorse di rete. Quindi se un sistema deve scalare fino a milioni di utenti, la rete avrà bisogno di centinaia o migliaia di terabyte e quindi di risorse per sostenerli. Per risolvere questo problema, Cardano sta esaminando un nuovo tipo di tecnologia chiamato RINA, Recursive Internetwork Architecture. Si tratta di un nuovo tipo di reti strutturanti che utilizzano politiche e principi ingegneristici. L'obiettivo di RINA è quello di creare una rete eterogenea che permette di dare privacy, trasparenza e scalabilità. E infine abbiamo il ridimensionamento dei dati. Pensateci, le blockchain memorizzano informazioni per l'eternità. Ogni piccolo pezzo di dati, rilevante o meno, viene memorizzato all'interno della blockchain. Man mano che arrivano sempre più persone, la blockchain diventa sempre più ingombrante. Ora, ricordatevi che una blockchain funziona perché comprende nodi. Ogni nodo è un utente che memorizza una copia della blockchain nel proprio sistema. Pensa che abbiate già capito quale possa essere il problema più avanti negli anni. Man mano che una blockchain diventerà sempre più ingombrante, richiederà sempre più spazio e questo è irragionevole per un utente normale. Il modo in cui Cardano vuole risolvere questo problema è implementando una semplice filosofia. Non tutti hanno bisogno di tutti i dati. Ritornando all'esempio di Andrea e Alice, se Andrea vuole inviare 5 bitcoin ad Alice, questo potrebbe non essere rilevante per nessuno alla rete. L'unica cosa che devono sapere è se la transazione è avvenuta e che era legittima. Le tecniche che Cardano sta esaminando sono la potatura, le sottoscrizioni e la compressione. Se applicate sinergicamente, potrebbero effettivamente ridurre notevolmente la quantità di dati che uno deve avere. Insieme a questo c'è anche un concetto molto importante che è il concetto del partizionamento. Ciò significa che invece di avere un'intera blockchain, un utente può semplicemente avere un pezzo della blockchain, così da ridurre notevolmente la quantità di dati che deve archiviare. L'obiettivo di Cardano è quindi quello di utilizzare tutte queste informazioni per comprimere i dati che gli utenti devono utilizzare, devono consumare, senza andare a compromettere la sicurezza. Dopo aver visto il lato della scalabilità di Cardano, passiamo all'interoperabilità,
Per interoperabilità si intende la capacità di un sistema, ad esempio una blockchain, di cooperare e scambiare informazioni con altri sistemi. Diamo un'occhiata a come Cardano prevede di aumentare l'interoperabilità sia nel mondo delle criptovalute che nel mondo legacy. La visione di Cardano è quella di creare un internet di blockchain, e un modo in cui Cardano vuole farlo è implementando le sidechain. Il concetto è molto semplice e forse vi ricorderà qualcosa. In pratica si dispone di una catena parallela che corre lungo la catena principale alla quale sarà collegata. Quindi ci sarà una catena principale e una catena parallela collegata a quella principale. L'obiettivo in questo modo è quello di ottenere una versione compressa di una blockchain e l'interoperabilità tra catene, perché appunto sono collegate l'una con l'altro. Non mi dilungo molto su questo concetto che è abbastanza tecnico. Veniamo al terzo punto, a quello della sostenibilità. Secondo Hoskinson questo è il problema più difficile da risolvere. Fondamentalmente, come può Cardano accedere a dei fondi per investire nel suo sviluppo e nella sua crescita economica? Di solito le blockchain tradizionali, quando necessitano di sovvenzioni per finanziare il loro sviluppo, possono trovarle attraverso due metodologie, le ICO ed interventi esterni, ma entrambe presentano alcuni problemi. Con le ICO, quindi Initial Coin Offering, l'offerta iniziale di moneta, si riceverebbero somme ingenti senza alcun modello sostenibile e aggiungerebbero token non necessari alla rete e ancora incompleti. Mentre attraverso degli investimenti esterni si potrebbe avere un problema di centralizzazione, poiché se una grande azienda decide di dare un'enorme quantità di sovvenzioni a una società, potrebbe dirigere il modo in cui gli sviluppi si evolvono nel sistema. Quindi potrebbero avere una parte predominante nell'azienda. Così Cardano ha preso ispirazione da Dash e di creare una tesoreria. Molto semplicemente, per ogni volta che un blocco viene aggiunto alla catena, una parte di quella ricompensa di blocco verrà aggiunta alla tesoreria. Quindi se qualcuno vuole svilupparsi e portare alcuni cambiamenti nell'ecosistema, presenterà un voto alla tesoreria per chiedere delle sovvenzioni. Questo quindi è il modo in cui Cardano vuole risolvere il famoso trilemma delle blockchain: raggiungere la massima scalabilità, interoperabilità e sostenibilità in una sola blockchain. E vuole farlo attraverso 5 fasi ben delineate nella sua roadmap. La prima fase è Bayorn, che consente agli utenti di scambiare e trasferire ADA. In questa fase fu anche lanciata la Mainnet Cardano. Poi abbiamo Shelly, che assicura che la tecnologia in atto sia un sistema completamente decentralizzato e autonomo. Poi abbiamo la terza fase, che è GoGen, che vedrà l'integrazione dei contratti intelligenti. Poi abbiamo Bashao, che sarà incentrato sul miglioramento delle prestazioni. E infine Voltair, dove Yosh aggiungerà un sistema di tesoreria e una governance. Concludendo questa prima parte del video, Cardano non è costruito soltanto su una solida filosofia, ma anche sulla scienza, il che le conferisce un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti. Perciò Cardano è, ahimè, un ottimo progetto che nel tempo darà i suoi ottimi frutti. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vorrete un altro video più tecnico e più approfondito sulla tecnologia di Cardano, scrivetemelo nei commenti ed io provvederò a farlo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!